che sia importante, soprattutto per Montalcino e per il Sangiovese, sono i vigneti, che poi la qualità secondo me si fa là. Una parte dei vigneti sono qua sotto, siamo a 500 metri di altitudine e qui abbiamo una bella esposizione a tramonto. Poi abbiamo altri vigneti sempre nel territorio del Brunello, sempre più o meno un ettaro di terreno, sempre un'altitudine sopra i 400 metri. Lì abbiamo una caratteristica di terreno diverso, qui abbiamo più roccia sotto e sabbia sopra, lì abbiamo proprio galestro. Quindi qui abbiamo più finezze, lì abbiamo un po' più struttura. L'ultimo vigneto che abbiamo acquisito più di recente è quello dove facciamo gli GT Villa Montosoli, e lì siamo su, secondo me, sulla collina più prestigiosa di Montalcino. L'azienda l'ha creata mio nonno negli anni 70. Mio nonno ha iniziato solo per divertimento, cioè lui ha sempre prodotto vino, ha aiutato altre aziende a produrre vino, faceva da consulente, dal vecchio fattore, diciamo, in diverse aziende di Montalcino. Lo scopo era quello di berlo, insomma. Però ha iniziato, pur bevendone tanto, ma non riuscivano a berlo tutto, e quindi ha iniziato a imbottigliarlo. La prima bottiglia di Brunello di Pietroso è datata 1978. E ho iniziato un po' così, per vedere, e poi alla fine questa è una cosa che o l'abbandoni subito perché veramente è impegnativa, oppure ti appassioni e non puoi far altro. L'infilazione del legno è molto interessante per il sangiovese, è molto più rischiosa. Se lo tieni vuoto, chiaramente devi starci dietro, insomma, lo devi sanificare o farci dello zolfo, oppure lo tieni pieno, come adesso è pieno, qui c'è una massa di rosso 2017, e allora fino a che c'è il vino dentro, alla fine non si sviluppano batteri. E questi, che sono anche più vecchi, non hanno assolutamente trattati. C'è uno scarico, vedi qui sotto? Sì. Credo che non lo vedrai nessuno, mia idea. Ah. Sì, però mi piace molto, sono orgoglioso. No, è molto comodo per lavarli. Che se no tu questi figli laveresti veramente male. Ci sono delle testine che lavano acqua a pressione, che però poi per il principio Venturi riaspirano anche il liquido sporco. Però comunque lavi sempre con acqua sporca. Invece qui lavi solo con acqua pulita, perché l'acqua se ne va via immediatamente.